Sorpasso Inter, che ora si gode la vetta, Euro 2020, sorteggio fortunato per l'Italia e calciomercato, rinnovi in vista? Ciao a tutti e benvenuti su una nuova puntata di One Football News. Partiamo! Apriamo le news di oggi con i nerazzurri che ieri pomeriggio vincono contro la SPAL e che ora superano la Juventus di un punticino e sono in vetta alla classifica, complice anche il pareggio dei bianconeri contro il Sassuolo. Per la prima volta nella sua storia l'Inter vince 12 delle prime 14 partite di campionato e contro la SPAL è Lautaro Martinez ad andare a segno due volte. L'argentino è sempre più decisivo, anche grazie ai suoi assist man, uno dei quali è stato Marcelo Brozovic, che per la seconda volta in carriera serve un assist in due presenze consecutive di Serie A. I nerazzurri sono assetati di vittorie e almeno per ora possono godersi la vetta, ma non troppo, perché sappiamo tutti quanto è esigente Antonio Conte, che ora focalizza tutte le sue attenzioni al match di venerdì sera contro la Roma. Una Roma che non molla e che conquista un'altra vittoria contro l'Hellas Verona e che ora si gode il quarto posto in solitaria aspettando il Cagliari che questa sera affronterà la Sampdoria. Per i giallorossi è segno Kleivert, che ha ricevuto un passaggio spettacolare da parte di Pellegrini, che da centrocampo a spalle alla porta riesce a servirgli la palla per il gol del vantaggio. Oltre a lui a segno anche Diego Perotti e Mkhitaryan, che ieri per la seconda volta consecutiva, dopo il suo infortunio, entra a partita in corso attorno al 70° e questa volta contribuisce anche con un gol. La Juve invece è stata superata dall'Inter dopo il pareggio contro il Sassuolo di De Zerbi. Da segnalare l'esordio in Serie A del giovanissimo Turati, portiere 18enne cresciuto nelle giovanili dell'Inter e che dopo la partita ha ricevuto i complimenti di Gianluigi Buffon, che però dal canto suo è stato un mezzo complice del gol del vantaggio del Sassuolo. E vince il Milan, che prova a uscire dalla crisi con Theo Hernandez, ex Real Madrid, che all'80° minuto segna il gol liberatorio per i rossoneri. Chi invece non riesce ancora a vedere la luce è il Napoli, che perde in casa contro il Bologna e non riesce a vedere la fine di una crisi iniziata ormai da più di un mese. I partenopei tutto sommato giocano un buon primo tempo, però non riescono a capitalizzare le occasioni create e ora sono a 17 punti di distanza dall'Inter. Inutile dire che per il Napoli serve una scossa subito. Sabato invece il nostro Francesco Totti è stato complice di un sorteggio parecchio fortunato per l'Italia. Infatti ha pescato per noi un gruppo abbastanza buono se comparato con gli altri, specialmente con il gruppo F come girone di ferro. L'Italia comincerà la sua avventura europea all'Olimpico di Roma, infatti tutte le partite del girone verranno disputate nella capitale e gli azzurri dovranno affrontare Turchia, Svizzera e Galles. Tra le tre la Svizzera è quella che ha faticato di più per conquistare la qualificazione, vincendo il suo girone ma subendo la pressione della Danimarca appena dietro ad un solo punto di distanza. La Turchia invece è stata la grande sorpresa di queste qualificazioni, che è riuscita a tenere il passo della Francia. Infatti Zemiral, Ünder, Çalhanoğlu e compagni hanno chiuso a 23 punti, solamente 2 in meno rispetto alla Francia campione del mondo. Il Galles invece arriva da un turno di qualificazione molto sofferto, ma non dimentichiamoci che durante la scorsa edizione degli europei sono arrivati in semifinale e solamente il Portogallo di Cristiano Ronaldo è riuscito a fermare la loro corsa. Abbiamo citato prima il gruppo F? Ebbene sì, F come ferro per il gruppo più duro di tutti, che vede insieme Francia, Germania, Portogallo e una vincitrice dei playoff tra Islanda, Romania, Bulgaria e Ungheria. La Spagna invece nel gruppo E affronterà Svezia e Polonia sicuramente, e in più una tra Bosnia, Irlanda del Nord, Slovacchia e Irlanda. E ieri sera in Liga è andata in scena la partita più attesa di tutte, quella tra Atletico Madrid e Barcellona. Una partita davvero noiosissima. È stata la partita del grande ex, Griezmann, che ha affrontato la squadra che ha lasciato durante l'estate per raggiungere Messi e compagni, la squadra con cui ha vinto l'Europa League e che lo ha fatto diventare grande. Comunque alla fine, in una partita in cui la noia è stata la grande protagonista, il Barcellona ha avuto la meglio e grazie a un gol di Messi all'86° i blaugrana riescono ad agguantare il Real Madrid in vetta alla classifica. E parlando di Messi non si può non parlare di pallone d'oro. Questa sera a Parigi, attorno alle 19:30, inizierà la cerimonia che assegnerà il premio a quello che, secondo una giuria di giornalisti di tutto il mondo, è il miglior calciatore del momento, nonché dell'anno. C'è Van Dijk, che dopo Fabio Cannavaro nel 2006 potrebbe essere il prossimo difensore a vincere il premio. Poi ci sono Sadio Mané e Cristiano Ronaldo a fare la guerra a Lionel Messi, il grande protagonista di quest'anno, che questa sera potrebbe tornare a casa con il 6° pallone d'oro della sua carriera, e oltre a loro anche Lewandowski, Sterling e Alisson. Ma tanto alla fine, a meno di grosse sorprese, sappiamo tutti chi sarà il vincitore, no? Ma siamo molto curiosi della vostra opinione, fateci sapere nei commenti chi secondo voi questa sera tornerà a casa con il pallone d'oro, che comunque non sarà l'unico premio della serata, dato che verrà assegnato anche il pallone d'oro femminile, la Coppa Trophy per il miglior Under 21 e il trofeo Yashin, che è alla sua prima edizione e che assegnerà il premio al miglior portiere dell'anno. E chiudiamo le news di oggi con la sezione dedicata al mercato, dove c'è Marotta che torna a parlare, che fa capire che non sta chiudendo completamente le porte all'idea Arturo Vidal all'Inter. D'altronde ha affermato che la necessità di avere un rinforzo a centrocampo è sotto gli occhi di tutti e quindi un pensiero sull'attuale centrocampista del Barcellona si può ancora fare. Abbiamo grande considerazione di lui, dice Beppe Marotta. Molti club lo vogliono, ma sfortunatamente al momento è del Barcellona, e afferma che Vidal è un obiettivo molto attraente per i nerazzurri e non nega il fatto che sia lui che Conte sono molto legati al centrocampista, visto anche il loro passato in bianconero. nero. Negli ultimi giorni il cileno ha affermato che, nel caso non si dovesse sentire più importante al Camp Nou, allora potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare il Barcellona. Per quanto riguarda il mondo Juve invece potrebbe esserci in vista il rinnovo per Gonzalo Higuain. L'argentino, dopo le voci di quest'estate, ha dimostrato un grande cambiamento, una grande ferocia e tanta voglia ancora di dimostrare il suo valore. Ed ecco allora che nasce la possibilità di poter chiudere la sua carriera alla Juventus, squadra dalla quale, a quanto abbiamo capito, non si vuole smuovere. Certo è che in caso di rinnovo dovrà scendere a compromessi e dovrà accettare il fatto di ripartire il suo ingaggio su 2 anni. Quindi Parati ci dice: sì, noi ti possiamo anche tenere, però ci dobbiamo venire incontro. E siamo arrivati alla fine, ragazzi, vi ringraziamo per essere stati con noi e ora vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E poi, se volete ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo nuovi video, ricordatevi di schiacciare la campanella. Se vi è piaciuta questa puntata lasciateci un like e ora cliccate qui oppure qui per vedere gli altri contenuti che abbiamo pubblicato per voi la settimana scorsa. Noi ci vediamo mercoledì e ora vi auguro una buona giornata.